un impianto di videosorveglianza per controllare le strade di Trinitapoli. E questo l'ultimo provvedimento approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale dopo gli episodi di cronaca che si sono verificati negli ultimi mesi. E in città gli atti vandalici certamente non mancano. Recenti sono il tentato furto in una scuola in un bar del centro, oltre allo sfregio subito dal sindaco Francesco Di Feo, che ha visto la sua auto in fiamme proprio davanti alla sua abitazione di Viale Ofanto la notte dello scorso 27 gennaio. Un territorio certamente difficile da controllare, sia perché carabinieri e vigili non hanno un organico vasto tanto da coprirlo tutto, sia perché si sviluppa soprattutto in campagna, che spesse volte diventa terra di nessuno, soprattutto il tratto confinante con Cerignola. Ma intanto abbiamo approvato per la prima volta un regolamento sulla videosorveglianza sul territorio di Trinitapoli. Questo si è dovuto anche e soprattutto alla lungimiranza della nostra amministrazione, che ha recepito un po' in sicurezza, dove abbiamo installato sul territorio 26 telecamere. A questo stiamo aggiungendo, grazie al comandante e grazie alla volontà politica di questa amministrazione, altre telecamere, quindi era dovuto un discorso del genere approvvigionare questo ente amministrativo di un regolamento sulla videosorveglianza, per sì che tuteliamo la città da atti vandalici e da tutto quello che può concernere, ed aiutare anche e soprattutto le forze dell'ordine per le loro investigazioni quando è dovuto e quando è possibile.